In realtà la diagnosi grave La prima? della tua malattia, perché forse dobbiamo anche spiegarlo, perché tu sei talmente bella, sorridente, allegra, che uno dice vabbè, avrai tubicini perché non respira bene. In realtà la tua è una situazione molto seria. La vuoi raccontare tu, senza cadere nel tecnicismo medico? Allora, la malattia, il deficit di alfa-1-antitripsina, che è un parolone, praticamente l'alfa-1-antitripsina è una proteina. E, sai quella storiella dei globuli bianchi che uccidono i batteri? Che conosciamo tutti, cioè. Ok, e, praticamente il globulo bianco per uccidere il batterio praticamente spruzza delle tossine. Questa tossina, se viene a contatto col tessuto umano nostro, il tessuto perde elasticità. Non succede a tutti quanti perché il nostro fegato, carissimo fegato, produce una proteina che blocca le tossine, così che le tossine arrivino solo al batterio, però non arrivino al tessuto. Questa proteina è l'alfa-1-antitripsina. Quindi io non la produco, quindi se mi succede qualsiasi cosa che ci vada il globulo bianco a fare lo scemo, fa male al batterio, però fa male anche a me. Questo cosa vuol dire per la tua prospettiva di vita? Allora, vuol dire che con l'altra malattia che avevi detto te, che è l'immunodeficienza, non produco, faccio fatica a combattere molto le infezioni, non ho gli anticorpi, quindi la mia unica linea di difesa in realtà sono i globuli bianchi, quindi ne ho una marea. La malattia, il deficit di alfa-1, di solito si manifesta nella primissima infanzia con problemi epatici al fegato e poi in età adulta a livello polmonare. Verso i 30 anni e verso i 35-40 di solito si fa il doppio trapianto polmonare, che io non posso fare però, perché Perché? con l'immunodeficienza primaria è una controindicazione, perché io non potrei prendere antirigetto Tu rischi la vita ogni volta, ogni giorno, ogni giorno no, ogni infezione, cioè ogni volta che ti ammali. sì e non so, cioè ogni volta che faccio qualcosa, per dire, un colpo di tosse, siccome ho i polmoni che appunto avendo perso l'elasticità sono davvero sottili, 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 cioè tipo carta velina il mio polmone, un polmone sano è tipo una spugna. E, per dire, anche solo colpi di tosse forti mi possono rompere la parete polmonare, quindi l'aria esce tutta e il mio polmone collassa. È un po', sì, Tu lo pericoloso. racconti con una grande naturalezza, che si può vivere anche alla tua età. Tu quanti anni hai adesso? 26. E da quant'è che hai questa consapevolezza che non è detto che tu tra 6 mesi o un anno ci sarai ancora? Veramente sentirlo e sentirmelo dire sono due fasi diverse. A sentirlo l'ho sentito quando sono uscita dalla rianimazione a 15 anni. Cosa quella volta lì? Sentirmelo dire a 20. Quindi tra il momento in cui Tra il momento in l'hai cui so sentito e te che l'hanno esiste. detto sono passati 5 anni. Sì. E Ti... poi però quando te lo dicono, cioè, mentre te lo senti dici no, dai, è solo qualcosa della tua testa, non è niente, cioè, da una parte dici no, non è vero. Dall'altra parte però quando te lo dicono dici ah. Ora però aspetta che vado a trovare qualcuno che me lo contraddica, che me lo neghi, perché che non sia così, vado da qualche altro.